tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, oggi siamo su Clash Royale, il primo giorno dopo che è ricominciata la nuova stagione. Ragazzi, come vedete sono già messo abbastanza bene, 4118 trofei, ho fatto 3 o 4 partite, per il momento nessuna sconfitta. Beh, direi che oggi con voi ragazzi possiamo andare ad aprire questi due baulettini easy easy che abbiamo lì sotto e andare a terminare il baule della corona potenziato facendo qualche 2v2 e perché no magari anche una bella partitozza in ranked per vedere se tiene il deck che ovviamente già tutti conoscete, ma per chi ancora non li conoscesse glielo faccio vedere. Ovviamente basato sul push principale che è Log Rider, seguito da Fireball e Moschettiere con supporto. Adesso ho rivalutato, come vi ho già detto dopo aver visto i campionati mondiali, l'utilizzo dello spirito del ghiaccio, veramente veramente fondamentale per andare a salvare situazioni che potrebbero anche diventare critiche, soprattutto se lo aiutiamo con una zap. Le altre tre comuni che chiudono il deck sono il cavaliere, i goblin e i pipistrelli, tutti e tre a livello 12. Dobbiamo vedere qua nel clan, richiedono zap come se fossero Zeus dell'Olimpo, ma direi di andare subito a farci una bella 2v2. Proviamo a vedere se nel clan non c'è nessuno, quindi una bella partitozza veloce per andare a prendere qualche corona e potenziare ed aprire il baule della corona. Siamo con Yohoho, il nostro amico chino giapponese, indo coreano, cinese mulatto, però vediamo se riusciamo comunque a fare una buona performance. L'apertura con il moschettiere seguito dietro dal boia, mentre dall'altra parte abbiamo una valchiria e un mago elettrico che stanno andando alla prepotenza. Benissimo, la doppia apertura con cavaliere e peccone. Direi che possiamo andare a supportarli molto larghi con dei pipistrelli che infatti non vengono colpiti dalla fireball, da un incantesimo che anche io pensavo sinceramente giocassero. Avanti ancora con Log Rider, che riesce in questo momento a passare. Ragazzi, riesce a entrare Log Rider, meraviglioso, insieme alla poison e al cavaliere, come tira giù la torre. Quasi tentiamo anche la chiusura completa ragazzi alle tre corone, penso che si siano già resi, anche il mio compagno sta partendo ragazzi, e come vedete micidiale, meraviglioso, la distruzione in pochi secondi anche del castello centrale. Wow, andiamo a vedere subito le tre coroncine che ci siamo prese. Dovremmo essere a 8 su 10, molto bene. Proviamo qua, prima di provare a farci un'altra partitozza, andiamo ad aprirci i due bauletti argentini, vediamo che cosa ci regalano. 70 di gold per il primo non è buono, una lapide non ci serve, 12 cannoni, anche questi non mi fa schifo, perché il cannone portato anche a livello 13 è veramente devastante, ma effettivamente giocare con un push veloce come Log Rider e una difesa nel deck forse non è particolarmente indicato. Andiamo ad aprire il secondo argentino, 69 di gold, una torre bombardiera, dammi a me i pipistrelli, arrivano 12 gang di goblin, va bene, fa niente, però, nello shop oggi ho visto che c'ho le gemmine gratis, che c'avevamo le gemme, direi di andare a prendercele così. Vuoi gemme? Beh, direi proprio di sì. Prot, 10 gemme gratis anche per me ragazzi, 99, bene, potrei anche ponderare di fare qualcosa con 100 gemmine, ma prima di andare dentro a fare un'altra bella partitozza vi ricordo di lasciare un bel like se vi sta piacendo questo video e fatemi sapere qua sotto nei commenti ragazzi qual è la vostra carta preferita di Clash Royale. Mi raccomando ancora, se non lo avete fatto iscrivetevi al canale, mi raccomando, dentro così, invece in una battaglia singola, qua c'è molto più da pensare. Siamo contro Alphonse dei Kill Mist, 4115 trofei per lui, siamo molto molto tranquilli, direi di aspettare la sua apertura per vedere un pochettino come comportarci. Apre con un mago di ghiaccio, io rispondo con un cavaliere da dietro che è sempre una buona apertura, tranquilla diciamo, vediamo un po' lui cosa fa. Ok, va giù di cavaliere, allora andiamo dall'altra parte con un grider e pipistrelli, direi di partire, preparare una zap, vediamo cosa succede, tira il vortex, allora niente, se lui tira il vortex io devo aprire con, potevo farlo molto prima, vediamo se, oh, anche lui mi gioca tutto di là ragazzi, benissimo, lo spirito del ghiaccio che va a bloccare lo grider.
Spider mi ha fregato completamente. Mi ha fregato completamente con quella fuorilegge. Mamma mia, 1146, 1638 invece la sua torre. Vediamo se va a difendere il moschettiere, ma credo proprio che lo lascerà passare. No, invece ci va a mettere sopra un mago di ghiaccio. Dobbiamo stare attenti al suo vortex, che potrebbe essere micidiale per il nostro Grader. Vi ricordo, una carta che veramente dà molto molto fastidio se si gioca con Log Rider. Di nuovo allora andiamo con la protezione della torre, cavaliere dietro, anche lui gioca il cavaliere ma un pochettino più centrale per preparare l'attacco. Andiamo ad aiutare con il moschettiere e il boia di là, e allora via con lo Grider, allora via con lo Grider, lui apre di poison, tirerà anche purtroppo il vortex, lo so, però lo tira male, però lo tira male. Andiamo allora a zappare benissimo il nostro spiritino, che può andare ad aiutare lo Grider, e lasciamo pure la torre in balia del boia. 4,53, 2,87, ci siamo riportati su bene, siamo anche belli alti di Elisir, quindi possiamo pensare ad una difesa. 1:13, probabilmente perderemo la torre di sinistra. Andiamo col cavaliere dietro alla torre, giocato sempre sulla sinistra, dovrebbe andare lui, no, non va, quindi con la fireball al 10 che toglie 303 potremmo tranquillamente andare ad attaccare la torre centrale, cioè la torre di destra, infatti tirarla giù, lasciare anche il mago di ghiaccio danneggiato. Incredibile anche qua il mio errore nel giocare, invece forse è buono, riusciamo a congelare lo Grider, ma nulla di più, nulla di più. La poison devastante sul mio moschettiere, pronti ancora con la zap. Oh, tira un bellissimo vortex, mi rallenta lo Grider che viene anche ritargettato sulla torre centrale, non la colpisce, e quindi ancora situazione di vantaggio per lui, se devo essere sincero. Andiamo larghi, andiamo larghi, andiamo larghissimi e giochiamo proprio un po' di roba per eliminare lo Grider. Benissimo così, benissimo così. Riusciamo ad evitare che colpisca anche la mia torre. Lui andrà di nuovo probabilmente con il tornado. Invece no. Mago di ghiaccio giocato, bravissimo. Bella giocata assolutamente. Spingiamo ancora anche noi con lo Grider. Teniamo gli spiriti del ghiaccio. Lo spirito del ghiaccio, i pipistrelli non hanno senso. Spirito del ghiaccio centrale. Via. Andiamo a fermare lo Grider con lo spiritino del ghiaccio. Perfetto, insieme alla torre. Ancora nessun attacco da parte sua. Spingiamo anche noi a questo punto sulla sinistra con lo Grider, eventualmente centrale con lo spirito del ghiaccio che si sposta. Viene colpito dal vortex. L'ha missato di brutto. Giustamente se la ride. Pensa che io abbia la partita in mano. Non lo so in realtà, ragazzi. Non lo so. Tento di spingere il tutto per tutto. Vediamo se va. La spinta del tutto per tutto. Attenzione, i goblin stanno entrando e vanno a danneggiare. 104 e la tiriamo giù, ragazzi, con il tris di goblin, che è uno dei motivi per cui lo gioco nel deck, perché si può veramente usare per fare degli attacchi super veloci e ribaltare magari le sorti della partitozza. Beh, direi che siamo arrivati al baule della corona potenziato, 4147 trofei tra le altre cose. Andiamo a vedercelo assieme. Attenzione, mi scaldo le mani perché so fredde. 1194 di gold con 6 mandate ancora. Chissà che cosa ci troviamo dentro. Avanti ancora 2 gemmine, molto bene. Le gemme fanno sempre piacere riceverle su Clash Royale. Avanti ancora, 30 bombaroli. Questi invece non li ho mai usati, sebbene io ce l'abbia a livello 10 per qualche strano e ambiguo motivo. Avanti ancora 36 sgherri. Mi doveva dare i pipistrelli, però 3 skip. Se arrivano le rare potrebbe esserci l'epica. Vediamo, no, sono comuni e sono tra l'altro goblin lancieri. Anche questi purtroppo non li uso, ne ho quasi 4000 su 1000, incredibile. Avanti ancora, arrivano le rare. Ma che brutta roba, 16 mega sgherri, cioè brutta per me perché non lo gioco. Epica, e arrivano 2 carrelli della spesa. Niente di buono, ragazzi, per questo baule della corona, se non che ho ricevuto 2 gemme, ma tutto il resto sono carte che assolutamente non uso. Beh, ragazzi, direi che anche per questo pomeriggio il video può dirsi concluso qui. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, spero vi siate divertiti con me e abbiate capito un pochettino come giocare meglio lo Grider o che carte inserire nel vostro deck, e vi ricordo che noi ci vediamo stasera! Ciao!